Cari amici di Radio Capodistria, buongiorno dal vostro Livio Sossi e bentornati all'ascolto di Dorothy ed Alice, il nostro consueto programma sulla letteratura per ragazzi. Carmelo Occhipinti, professore associato di storia della critica d'arte all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, e studioso attento dell'arte medievale, è l'autore di un importante saggio, il primo, sulla figura e sull'opera di uno dei maestri dell'illustrazione contemporanea, l'amico Antonello Silverini. Il volume, corredato da un ricco apparato iconografico, Antonello Silverini, quello che si vede, è pubblicato nella collana Monografie di Horti Hesperidum delle edizioni Universitalia, diretta dallo stesso professor Occhipinti, che è ora collegato con noi telefonicamente. Buongiorno professor Occhipinti, benvenuto a Radio Capodistria. Buongiorno, grazie a lei. Il suo incontro con Antonello Silverini e con la sua arte risale ormai a più di 3 anni fa, quando ebbe l'opportunità di incontrarlo nello studio di Monteverde a Roma all'indomani del finissage di Fuori dal Quotidiano. Fu allora che ella decise di scrivere un breve saggio sull'opera di quest'artista. Perché? Perché uno storico dell'arte decide di occuparsi di critica contemporanea, di un illustratore? Purtroppo l'illustrazione è stata a lungo considerata come arte minore, come arte di serie B, e solo negli ultimi anni, diciamo, è stata così sdoganata. Ecco, perché nel suo saggio si sofferma anche su questo aspetto, su questo problema? Sì, io ho avuto la fortuna di conoscere personalmente Silverini. È una persona coltissima, un lettore implacabile di tutto, e ho imparato tantissimo dall'opera di Antonello Silverini. Lei diceva che le opere di Silverini possono essere intese come illustrazione, e in effetti in rapporto alla loro funzione possono essere definite come tali, ma oggi non ha più senso distinguere tra ciò che è illustrativo e ciò che non lo è. La distinzione cara ai critici d'arte del XX secolo tra l'arte pura, l'arte illustrativa, ciò che è arte e ciò che non lo è, tra arte maggiore e arte minore, non ha più motivo. Condivido questo pensiero. Gli artisti di oggi, perlomeno i più giovani, è come se sentissero la nostalgia di tutto ciò che le avanguardie hanno abbattuto, come se volessero recuperare quel rapporto che è sempre stato stretto tra la letteratura e l'arte figurativa. Io, come lei diceva, sono uno storico dell'arte, e in quanto storico sono anche un contemporaneista. Non sempre i contemporaneisti coltivano interessi per la storia dell'arte, perché purtroppo nel corso del XX secolo le discipline storica e contemporaneistica si sono via via sempre di più allontanate. Ma a differenza di quello che accadeva un secolo fa, gli artisti di oggi, come dire, sentono il bisogno di ritornare al passato, sentono il bisogno di cercare nelle tradizioni, nella letteratura del nostro passato, le nostre radici, la nostra identità. Ecco, quando analizziamo criticamente l'opera di un illustratore, andiamo alla ricerca di una sua possibile storicizzazione, di collegamenti, cioè, con la storia dell'arte, con la storia dell'illustrazione, per cogliere riferimenti, influenze, collegamenti che consentano di comprendere ciò che si vede con lo sguardo attento e forse curioso di un bambino. Che cosa ha visto professor Occhipinti nelle immagini di Silverini? E quali sono stati i maestri di Antonello? Nel suo saggio dedica a questo tema 2 capitoli. Il primo, uno sguardo sul secolo passato, riguarda la storia dell'arte. Il secondo, gli illustratori. Vogliamo parlare intanto dei riferimenti di Silverini alla storia dell'arte. Ci sono i rimandi a Rauschenberg, ma non solo.
E la cultura di Silverini è una cultura molto estesa, naturalmente lo sguardo sul XX secolo, sull'informale, sul dadaismo, sul neodadaismo, sul pop, è uno sguardo importantissimo, ma Silverini sente il bisogno di andare oltre il XX secolo, sente il bisogno di cercare un dialogo con la tradizione rinascimentale, con la pittura italiana, sente il bisogno di ricollegarsi con la tradizione ottocentesca, con il simbolismo. Ecco, l'arte di Silverini ci induce a ragionare sul nostro presente che guarda al passato. Per questo le dicevo che come storico dell'arte io ho imparato tantissimo dalla osservazione delle opere di Silverini, perché esse sono come uno specchio, no, del nostro tempo. Il procedimento tecnico utilizzato da Silverini per dare vita ai suoi ritratti di uomini illustri del presente e del passato è quello del fotocollage digitale, un procedimento tecnico di matrice dadaista, se vogliamo, o neo-dadaista, e che consiste nell'assemblare immagini di varia epoca, di varia provenienza, frammenti di ritratti pittorici, frammenti di ritratti fotografici, relitti di epoche passate, chiamiamoli così, che si incontrano, si uniscono per dare vita ad un ritratto di un personaggio del passato, un filosofo, un letterato. Mi sto riferendo alle illustrazioni realizzate da Silverini per l'inserto letterario del Corriere della Sera, che hanno dato vita a una vera e propria galleria di uomini illustri. Nel suo saggio, professore, traccia le tappe fondamentali dell'attività artistica di Antonello Silverini. Le collaborazioni, lo ricordava prima, con la lettura per il Corriere della Sera, le locandine e manifesti, e poi l'incontro con due grandi autori, Philip Dick e Ian McEwan. Vogliamo soffermarci brevemente su queste magistrali interpretazioni iconiche di Silverini. Magistrali interpretazioni di Silverini, sono autentiche opere d'arte concepite, certo, in stretta relazione col testo letterario. Le copertine realizzate per i romanzi di Ian McEwan pubblicati in versione italiana da Einaudi, così come le copertine fatte da Silverini per i romanzi di Philip Dick, pubblicati da Fanucci a Roma, sono degli assoluti capolavori, sono opere di una gradevolezza straordinaria, ma non si tratta di opere concepite come traduzione o trasposizione visiva di uno spunto letterario. Ecco, la grandezza di Silverini consiste in questo. Le copertine non contengono, come dire, una diretta trasposizione visiva di uno spunto che troviamo dentro il libro. Sono delle interpretazioni straordinariamente libere. In che senso? Ma nel senso che Silverini intende esplorare quella distanza che si attiva, diciamo così, tra il libro e la testa di chi sta leggendo quel libro. È una distanza fantastica, una distanza molto soggettiva, che nel momento della lettura si popola di immagini fantasiose, partorite, no, dalla capacità immaginativa di chi legge, che quindi sono nutrite pure delle esperienze più diverse, certo, anche delle esperienze del web, dell'internet, eccetera, ma sono sempre stimolate dalla lettura di quel web. Ecco, allora Silverini esplora questa distanza, quindi le immagini che noi troviamo sulle copertine di Silverini sono libere interpretazioni di ciò che troviamo dentro il libro. Una delle più belle copertine realizzate per Philip Dick, la Ofelia,
è un personaggio straordinario, la musa di Silverini, ma noi non la troviamo, così come Silverini ce la descrive all'interno del romanzo. È un personaggio inventato da Silverini, il quale non trae ispirazione solo esclusivamente dal contenuto del libro, ma trae ispirazione da altro, proprio perché Silverini tiene conto di quella dimensione fantastica che si crea attorno al libro nel momento della lettura, ed è una dimensione che si nutre di spunti svariatissimi che possono attingere al cinema, ad altri testi letterari. Ecco, la Ofelia di Philip Dick non ha in grembo quello stregatto che Silverini prende da altre fonti. Ecco, la grandezza di Silverini consiste proprio in questo. Come le dicevo, non nel trasporre un testo letterario in un testo visivo, ma consiste nel creare qualcosa di diverso, capace di invitarci a entrare non solo nel testo letterario, ma dentro questa dimensione fantastica che è creativa, è la dimensione appunto che si attiva quando leggiamo un libro. Esatto, quello che si vede Silverini ce lo fa vedere, sono le sue parole, professore. In che modo e in che modo le immagini di Silverini leggono il sociale contemporaneo? Ho cercato di rispondere a questa domanda quando le dicevo che le immagini di Silverini sono uno specchio del nostro tempo, nostra contemporaneità così imbevuta, no? Di esperienze multimediali e metamediali. Lut pictura poesis metamediale è una locuzione, credo di essermela inventata io, proprio per dare l'idea di ciò che succede nel momento in cui entriamo in rapporto con un'immagine di Silverini che a sua volta ci induce a entrare, ci invita gradevolmente a entrare dentro un testo letterario. E quella dimensione di metamedialità nella quale siamo noi tutti inseriti in quanto fruitori di testi letterari e fruitori di opere d'arte, va bene? Noi, glielo dicevo prima, non ci avviciniamo più ad un... Io insegno storia dell'arte, quindi è l'esperienza che faccio tutti i giorni, non ci avviciniamo più ad un'opera d'arte concreta facendo a meno di internet e del web, che fanno parte della nostra vita e del nostro modo di avvicinarci al passato. Il passato rivive anche attraverso il web. Ecco, perché... parliamo, professore, della tavolozza, degli accordi cromatici di Silverini, di questo suo rosso, dei volti dei personaggi, del giallo spento e acido delle inquiete sperimentazioni. Il rosso di Silverini è un rosso unico, inconfondibile, straordinariamente intenso, è legato al mondo poetico di Silverini. Quando penso a Silverini penso al suo rosso, il rosso dei capelli di queste muse straordinariamente terribili, il rosso sublime che compare e ricorre continuamente nell'arco degli ultimi 10 anni. È un rosso che ci fa pensare a tantissime esperienze passate, il rosso sublime di Rothko, il rosso di tanti maestri degli anni 50, degli anni 60, maestri interpreti, no, di quella stagione, certo, dell'informale. Ecco, però il rosso di Silverini è un rosso personalissimo, un rosso legato ad una sua poetica, un suo mondo interiore. Ora, è un mondo interiore in evoluzione. Dove sta andando Silverini? Silverini è ancora giovane, ha davanti ancora un futuro. Tanti anni di ricerca. Di attività e di ricerca. Che cosa sta succedendo al mondo poetico di Silverini? Il rosso sta cedendo
il campo ad altre sensazioni cromatiche, il giallo acido a cui lei faceva riferimento, che compare in alcune delle più recenti copertine di Einaudi, in sintonia con certe inquietanti atmosfere dei romanzi di Ian McEwan. Ecco, è una certezza quella del rosso di Silverini che sta venendo meno, certe sperimentazioni che Silverini credo non abbia ancora reso pubbliche, tutte legate sul giallo acido, sono il sintomo di un'evoluzione, di una inquietudine che sta per affacciarsi, sono domande che ci poniamo noi tutti perché siamo veramente curiosi di vedere conoscere, quale di vedere direzione l'evoluzione, la direzione della ricerca. Al centro della poetica di Silverini c'è quella che lei ha definito, professore, la qualità attiva delle immagini contro la passività di un'inutile attesa. Vogliamo parlare di questo concetto che ritengo fondamentale nel lavoro artistico di Silverini. Silverini, nel momento in cui ci suggerisce uno sguardo su un artista, su un letterato, su un filosofo del passato, pretende il nostro coinvolgimento, il coinvolgimento di quella sfera profondamente interiore che si attiva quando noi leggiamo un libro. Quindi noi non siamo dei fruitori passivi. Quando le dicevo poc'anzi che Silverini esplora quella distanza soggettiva e fantastica che separa o unisce un testo letterario dalla testa di chi lo sta leggendo, Silverini non vuole fare altro che coinvolgere attivamente il fruitore. L'atto di osservare, di guardare un dipinto che è a sua volta legato a suggestioni più diverse, che possono andare dalla letteratura al cinema, alle esperienze più varie, è un atto assolutamente non passivo. Noi siamo protagonisti nel momento in cui entriamo in un mondo di intrecci fittissimo che è attivato, come dire, dall'osservazione di un'opera d'arte. E quindi in questo senso parlavo di qualità attiva dell'immagine. Ed è un ragionamento che i teorici dei visual culture studies stanno affrontando negli ultimissimi anni. Noi, come se oggi stessimo perdendo la fiducia nella nostra capacità di rapportarci autonomamente nei confronti di un testo, come se avessimo bisogno di un interprete, come se avessimo bisogno di qualcuno che ci spiegasse il messaggio, il contenuto, come se noi non fossimo più capaci di leggere direttamente un'opera d'arte appartenente ad un'epoca del nostro passato. Ecco, invece dobbiamo recuperare la fiducia nei confronti della nostra capacità di cogliere, attraverso l'osservazione delle opere d'arte di tutte le epoche, il messaggio che si rivolge direttamente a noi. L'opera d'arte è rivolta a tutti, non a chi la studia, non agli specialisti. E dunque non dobbiamo dimenticarci di questa qualità attiva dell'opera d'arte, nel senso che noi siamo i fruitori, i destinatari, e noi dobbiamo saper entrare in dialogo con l'opera d'arte. Ecco, Silverini ci ricorda tutto questo. Grazie, professor Chipinti, per questa intervista e tanti tanti auguri per la sua attività e per questo suo saggio. Antonello Silverini, Quello che si vede, Universitalia, Roma.